Per noi la serata sarebbe quasi giunta al termine, se volete ancora ascoltare una tacitiana di Moreno, volentieri. Se non si tirano una coltellata addosso, sono pochi versi, se me la concedete, esatto, stiamo dentro le 40 battute, spazi inclusi, una fatica, scrivere un concetto con così poco, una fatica, guarda, è fuori programma la mia rondine, per favore. Essere il video numero 9. Facitiana la mia rondine. Nel tuo andare ritorni come l'acqua torna al mare e la rondine al nido. Perché quando vai, resti, e che tu vada o torni, mami, io t'amo, libera. Io rinnovo i miei ringraziamenti a tutti voi e vorrei chiedere Moreno se non ha mai pubblicato qualcosa. Sì, ho pubblicato qualche anno fa, ho trovato, ho creato un libro che nasce spontaneo su quello che ho scritto nell'ordine cronologico dei miei scritti, su quello è stata operata una scelta, un libro che io ritengo dinamico e rivoluzionario in quanto esula e va al di fuori le classiche regole che determinano la scrittura di un libro. È un libro ricco di immagini, veramente lo considero, come tutti, un mio figlio, francamente. Sì, ho pubblicato questo libro, Nevermore, che urla del silenzio. È distribuito da Feltrinelli, a spese d'autore, non sono così famoso perché la Feltrinelli vi pubblichi, e lo potete trovare a cose.vedita, il suo videotino, ma è così, fossi famoso mi metterebbero lì, e si trova sul portale online dello stesso, potete punti vendita su richiesta, o qui stasera. La copertina fa schifo, ma il libro è favoloso. Oriella, che è un'ottima grafica, non so se avete visto il video che ha fatto di Guarnica, oltre alla recitazione che è molto brava, che è un'ottima grafica, io devo rifare la copertina, che quella, quei tuoi occhi non mi piacciono. Sto lottando per rifarmi la copertina del libro. Io volevo solo, posso aggiungere una cosa, io ringrazio tantissimo la Vai, il buono, il Regondi, cari amici poeti che stasera mi hanno aiutato nella programmazione di questa serata e hanno collaborato. Io vorrei ringraziare altri amici poeti che qui vedo, spero di non dimenticare nessuno, perché io vedo Daniela Lazzar che dico grazie di essere qui, con Angelo Pettineo che ti ringrazio di essere venuto qua stasera, Lucia Grazia Scalandra, vedo Lu Scoccia, cioè non vorrei aver dimenticato qualcuno, perdonatemi, però vedo tanti amici, persone come me scrivono e condividono questo amore per la parola. Grazie di essere qui. Grazie veramente a tutti di cuore. Adesso Moreno vi invita nell'altra parte di questo, non qui in Sala Matisse, ma ci spostiamo nell'altra parte del circolo dove ci sarà un piccolo rinfresco, tanto per chiudere in bellezza la serata e poter così chiacchierare un po' fra di noi, al di là delle poesie e magari con altri temi. Grazie per essere intervenuti così numerosi. Non è solito in una serata di poesia avere tante persone, però ne sono veramente felice e spero che questo si possa ripetere. E chiunque volesse usare di questo spazio non ha che da contattarmi o telefonicamente o attraverso Facebook, visto che abbiamo tutti l'amicizia su Facebook, e io organizzerò una serata per voi.
Ringrazio di nuovo tutti a nome mio, a nome di Alberto Bongini, da giù in fondo, nascosto. La prossima volta ci vediamo. Per avermi invitato qua, per l'affetto che mi dedica con questi due fiori, che lei sa, Tina, ben conoscendomi, sa cosa significhi questo fiore per me. È molto per te questo. Grazie. Non ho parole, veramente. E per so lui. Che per te è molto importante questo. Ultimo, ma non per ultimo, vorrei ringraziare una carissima amica, scrittrice, una persona veramente, permettetemi di dire, capace, che stimo e ammiro. Ha scritto ultimamente un romanzo che vi inviterei a acquistare, perché chiamasse fantasy esoterico, veramente un romanzo incredibile. Io vedo la trama di un film in questo. Io ringrazio tanto Oriana Dalcoro.